Ciao a tutti! Allora, oggi vi insegniamo a fare la torta al cioccolato, sempre dal mio ricettario. Questa ricetta ce l'ha data Kasia ed è buonissima, viene una torta al cioccolato un po' simile alla torta a pan di stelle. Allora, prendere 4 uova che ce le siamo già preparate, dividere subito i rossi dai bianchi. Poi abbiamo 200 g di cioccolato fondente con 100 g di burro che bisogna far sciogliere a bagnomarie, sono già là sul pentolino a sciogliere. E basta, non abbiamo più ingredienti. Allora bisogna subito separare i rossi dai bianchi. Quindi da una parte mettiamo il bianco che va montato a neve. Ok. Mentre i rossi vanno uniti con lo zucchero. Adesso piano piano sto procedimento per tutte le 4 uova. Allora qua hanno unito, quindi i quattro tuorli insieme ai 180 grammi di zucchero. Intanto qua ho fatto sciogliere, come vi dicevo, il cioccolato fondente con il burro e invece qui ho montato a neve i 4 albumi. Ora dobbiamo prendere tutti gli ingredienti e unire tutto. Marco, ce li passi tu? Ci passeresti intanto il cioccolato fondente? Perché è bollente. Che buono. Intanto qua abbiamo già preparato la nostra tortiera con burro e farina qua dentro. E mescoliamo il tutto. Tutto il cioccolato. Poi prima di aggiungere gli albumi montati a neve, va bene. Bisogna aggiungere 50 grammi di farina di mandorle. Vediamo se è giusto. Ah no, 100 grammi, scusate, di farina di mandorle. Nel caso non avete la farina di mandorle in casa, va bene anche la farina 00 o altri tipi di farina. Qualsiasi tipo di farina avete in casa. L'originale dice la farina di mandorle. Vediamo. Adesso quindi abbiamo messo il cioccolato. Adesso mettiamo i nostri 100 grammi. Vado. Io l'ho assaggiato, in realtà sembra questo. Siamo quasi. Oh signore, oh signore, oh signore. 100. Ecco, arrivati a 100. Quindi mescoliamo tutto. Adesso vado a prendere i nostri albumi montati a neve, unisco tutto. E poi la nostra torta è pronta. Vedete qua i nostri albumi montati a neve. Tu fai, aspetta, eccoci. Adesso questo è l'impasto tutto mescolato e lo versiamo così com'è nella tortiera. Bambini, attenti a non versarlo sulla tovaglia. Bravi. Lo versiamo tutto nella nostra tortiera. Bravissima. E poi lo inforniamo a 180 gradi. Eccola qui pronta da infornare. Marco, mi apri il forno che la metto. Ricordatevi quindi 180 gradi per 40 minuti. Poi dopo sopra la farciremo con ancora un po' di cioccolato. A dopo! Ed ecco qui la torta al cioccolato pronta. L'abbiamo ricoperta con il cioccolato al latte. Sì, adesso la mangiamo ricoperta col cioccolato al latte. Poi abbiamo messo tutti i nostri zuccherini. Sempre cioccolato sciolto a bagnomaria e poi spalmato sopra. Adesso l'ho messa un po' in frigorifero, quindi è bello duro. Buon appetito! Ok, allora Gabriele al telefono con la Barbara. Allora in diretta, Barbara, sentiamo il commento di questa torta. Com'è, ragazzi? Da. Com'è venuta? Aspetta, Barbara, vediamo. Ulla. Buona! Buona? Vediamo, Gabriele. Buonissima! Oh, bene, bene. Allora, cotto e mangiato.